Presidente, per la prima volta la Camera di Commercio di Cuneo presenta il suo bilancio sociale. Che cosa significa? Bilancio sociale significa una trasparenza ulteriore che anche gli enti pubblici devono adottare. Vuol dire non soltanto descrivere come, ma anche che cosa sia stato fatto, il perché sia stato fatto. Insomma, la ricerca economica non deve mai passare davanti a quella che è l'attaccamento al territorio, l'attenzione al territorio. Gli stakeholder sono tanti e quindi rendere conto delle risorse pubbliche, di cosa sia stato fatto e magari anche iniziare a misurarle, credo che sia il viatico corretto. Ovviamente il bilancio sociale si riferisce al 2022. Quali gli obiettivi raggiunti? Gli obiettivi del 2022 erano un affiancare le nostre imprese da un punto di vista della transizione ecologica e digitale. Lì, assieme alla Giunta e al Consiglio Generale, abbiamo condiviso quello che era il nostro percorso. Abbiamo dirottato lì buona parte delle risorse e il primo risultato che abbiamo ottenuto è stato proprio un grande tiraggio di questi bandi. Significa che quindi erano centrati. Certo, servirebbero ulteriori risorse, ma la coperta è quella che è e noi lì indirizziamo le maggiori risorse per la trasformazione, per stare al passo con i tempi. Guardando l'attualità di oggi, di cosa hanno bisogno le nostre imprese? Le nostre imprese hanno innanzitutto bisogno di lasciarle lavorare in pace perché hanno grande capacità imprenditoriale e è ovvio che a contorno oggi non basta più, quindi essere e aiutarli con l'infrastruttura, l'abbiamo già detto credo prima di me, i miei predecessori hanno fatto davvero grandi e hanno sottolineato la carenza che questa provincia ha delle infrastrutture, però poi c'è sempre il nonostante, che nonostante questo, nonostante tutta una serie di altri elementi, riusciamo sempre, non dico essere i primi della classe, ma a ben posizionarci. Ricordavo poc'anzi che l'export sta ancora crescendo su ulteriori mercati, non soltanto quelli storici che avevamo, segno di una grande vivacità imprenditoriale. Abbiamo comunque raggiunto in questi ultimi due anni il primo posto come prodotto interno lordo pro capite nel Piemonte, quindi abbiamo sorpassato Torino. Non è una gara all'interno della nostra regione, ma è comunque un segno importante della grande capacità che hanno gli imprenditori di questa provincia. Quanto impatta però sulle nostre imprese questa carenza cronica delle infrastrutture? Non avere infrastrutture vuol dire isolarci, diventare quasi un'isola, quindi questo lo sappiamo, è vero che ultimamente sono stati fatti. C'è anche da ricordare che c'è una complessità importante dietro alla realizzazione, tanto più quando sono transfrontaliere, quindi a volte sembra banale dire si fa o non si fa. Ci sono dei tempi normali e sono anche dei tempi che la cittadinanza e le imprese possono accettare. Al di là di questo, ovviamente, credo che questa provincia meriti una maggiore attenzione, se non una maggiore rapidità nel fare le infrastrutture. Io penso che vada in un'ottica che ha voluto in questi ultimi due anni, con questo nuovo gruppo di giunte di presidenza, voler avvicinare sempre di più la Camera di Commercio al territorio e al mondo delle imprese. Il bilancio sociale da sempre è un modo per calcolare le ricadute sul territorio, come non poteva non farlo la Camera di Commercio, che da sempre ha come scopo prioritario quello di mettere a disposizione del territorio, delle imprese a 360 gradi, fondi per investire, per cercare di vincere quelle che saranno le sfide per il futuro. Quindi un plauso a questo primo bilancio sociale, ma sicuramente un passo importante per essere ancora più vicini al mondo delle imprese.